È domenica 10 novembre e ci troviamo nella pineta comunale di Torre Maggiore, dove dalle ore 8, dopo il ritrovo presso il piazzale Palme Piacquaddio, è partita la marcia della solidarietà, organizzata dall'Associazione di Volontariato San Cristoforo, alla quale hanno partecipato la Running Club di Torre Maggiore ed altre associazioni locali. Alle 10.45 è avvenuta l'inaugurazione del defibrillatore Pineta Cardioprotetta e alle ore 11 le varie premiazioni. La donazione tramite una raccolta fondi è partita da un'idea degli amici del bar San Giacomo. Metà degli arrivati. La Gazzetta di San Severo oggi si trova a Torre Maggiore insieme agli amici del bar San Giacomo che hanno pensato tutti insieme ad un'importante donazione, quella di un defibrillatore DAE che è stato inserito qui all'interno della pineta comunale di Torre Maggiore. Gli amici del bar San Giacomo sono Stefano De Santis, Paradiso Gianluca, Nicolas De Santis, Nicola La Medica, Vainella Antonio, Giovanni Macchiarola, Giuseppe La Medica, Giuseppe Di Battista. Vorrei chiedere a Nicola La Medica, uno di questi amici, come mai questa iniziativa? Beh, l'iniziativa è nata da un episodio accaduto all'inizio del mese di luglio. In pratica io ero di servizio qui al nostro punto di primo intervento di Torre Maggiore e l'amico Gianluca mi ha portato proprio di peso, ecco, una persona presenza. Io direi priva di vita, perché io comunque sono un professore, riesco a vedere cosa sta accadendo. Era in realtà un arresto cardiocircolatorio e subito mi sono prodigato ad applicare i protocolli della rianimazione cardiopolmonare. Ho applicato il defibrillatore, ho fatto tutto il protocollo e comunque in definitiva il malcapitato ha ripreso conoscenza e quindi adesso è in vita. A seguito di questo episodio ci siamo resi conto che in Torre Maggiore non esiste un DAE di primo soccorso pubblico, cioè ne esistono alcuni in strutture chiuse e non accessibili al pubblico. Questo è il primo defibrillatore DAE accessibile a tutti. Quindi abbiamo pensato di donare questo defibrillatore, noi amici assieme anche alla Running e altre San associazioni, Cristoforo. San Cristoforo, giusto? Abbiamo pensato di donare questo defibrillatore a tutta la cittadinanza, quindi spero che sia una cosa utile e diciamo si possa fare buon uso. C'è pure il sindaco, se vuole intervenire, pure arrivare qua. Abbiamo qui con noi il sindaco Emilio Di Pombo, il sindaco di Torre Maggiore. Cosa ne pensa di questa donazione? Beh, sicuramente questo è un bellissimo gesto partito da Gianluca Paradiso e da Nicola La Medica, partito con una motivazione ben precisa perché Gianluca si è trovato a soccorrere mesi addietro una persona e solo grazie all'intervento tempestivo si è riuscito a salvare una vita. Da qui la necessità e l'idea di installare in pineta il defibrillatore che giustamente salva la vita e dobbiamo dire grazie a diverse associazioni come Associazione San Cristoforo e Associazione Running Club che si sono impegnate nel cofinanziare questa iniziativa. Siamo contentissimi come amministrazione, abbiamo in mente di diciamo, installare altri defibrillatori per cercare di fare nuovi punti sicuri all'interno della nostra comunità. Non a caso stiamo anche pensando, e credo che inizio anno nuovo ci riusciremo, ad organizzare diversi corsi, perché è giusto installare il defibrillatore, ma il defibrillatore installato e non c'è nessuno che sa utilizzarlo, serve a ben poco. Quindi la prossima finalità sarà appunto quella di istruire più persone possibile all'utilizzo del defibrillatore per poter salvare vite umane in caso di necessità. Grazie.